Aumentare le spese militari, ce lo chiede la NATO, la Camera approva, l'Italia è pronta a fare la sua parte. Potranno mettersi l'anima in pace, solo quella, pacifisti e sostenitori del disarmo. Il 16 marzo è passato l'ordine del giorno che impegna il governo a portare le spese per la difesa dall'attuale 1,4% al 2% del PIL. Mentre in queste ore la maggioranza sembra scricchiolare invece al Senato, c'è chi ricorda che si tratta di un impegno assunto con l'alleanza nel 2014, che la guerra in Ucraina ha solo reso più attuale. Si passerà così dagli attuali 25 miliardi all'anno a circa 38, una bella somma, in un momento critico per famiglie e imprese, in piena emergenza energetica, mentre ancora si contano i danni della pandemia. Draghi chiede aiuto. Noi avremo davanti negli anni a venire investimenti molto significativi nella difesa e queste spese non sono affrontabili a livello nazionale. Occorre una risposta europea. In attesa anche su questo della risposta europea, ognuno dovrà mettere mano al portafoglio e saranno in tanti, considerando che l'anno scorso solo 10 paesi sui 30 aderenti alla NATO hanno rispettato la soglia del 2%. Italiani, tedeschi e spagnoli sono avvisati.